Zanichelli, osservare e capire le scienze. A7, l'energia. A7.2, le formule e trasformazioni dell'energia. Tipi di energia. Esistono diversi tipi di energia, ne ricorderemo alcuni. L'energia elettrica che fa funzionare i nostri elettrodomestici. L'energia meccanica dovuta al movimento e alla posizione dei corpi. Lo vediamo qui, vediamo che c'è, quando il corpo sta in alto abbiamo un'energia potenziale, il corpo scende, acquista velocità e abbiamo energia cinetica. L'energia nucleare è immagazzinata all'interno di alcuni tipi di atomi, lo vediamo qui, l'atomo di uranio-235 può subire un processo di fissione, cioè si può rompere spontaneamente un atomo di criptono, uno di bario, emettendo due o tre neutroni. Questi neutroni colpiscono altri nuclei di uranio e provocano la scissione. Questo qui è la base dell'energia nucleare. L'energia chimica prodotta dalla combustione, un tipo di energia chimica è quello che noi prendiamo nei cibi. L'energia termica dovuta al moto delle molecole dei corpi. Questo è un esempio di energia termica, vediamo l'eruzione di un vulcano. L'energia radiante è l'energia trasportata dalle onde elettromagnetiche. Vedete, dal Sole partono delle onde elettromagnetiche e raggiungono la Terra. Questa energia qui è energia elettromagnetica. La conservazione dell'energia. Ogni forma di energia può essere trasformata l'una nell'altra. Quando accendiamo una lampadina, trasformiamo l'energia elettrica in energia luminosa. Quando accendiamo un fornello, trasformiamo l'energia chimica in energia termica. Tuttavia, la quantità di energia che avevamo a disposizione rimane costante. Qualsiasi trasformazione subisce l'energia, questa tende a rimanere costante in un sistema isolato. Questo è noto come principio di conservazione dell'energia. Lo vediamo qui. Un ciclista trasforma l'energia chimica in energia meccanica, infatti utilizzando l'energia degli alimenti è in grado di far muovere la bicicletta. Una parte della sua energia viene persa sotto forma di sudore perché il corpo si riscalda e deve mettere energia verso l'esterno e quindi perde energia termica. Una parte dell'energia meccanica può essere utilizzata all'interno di una dinamo e questa dinamo ruotando è una spira che ruota all'interno di un campo magnetico e produce, dall'energia meccanica, produce energia elettrica. Questa energia elettrica può essere utilizzata per far accendere una lampadina. Per cui questa energia può essere trasformata in energia luminosa. Principio di conservazione dell'energia. In un sistema isolato l'energia non può essere né creata né distrutta, ma essa si trasforma da una forma all'altra, rimanendo invariata nel tempo. Quello quindi si trasforma da una forma all'altra, ma l'energia totale rimane costante. Lo possiamo vedere qui, abbiamo l'energia potenziale immagazzinata nella diga che diventa energia cinetica nella condotta, che diventa energia cinetica rotazionale nella turbina, che trasforma questa energia cinetica rotazionale in energia elettrica. Conseguenza del principio di conservazione dell'energia, gli organismi sopravvivono grazie alla trasformazione di energia. Al loro interno l'energia chimica immagazzinata negli alimenti viene continuamente trasformata per le funzioni vitali. Noi utilizziamo varie forme di energia per poter far funzionare le macchine che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Per macchine si intendono sia le automobili ma anche un frigorifero.
Utilizziamo l'energia chimica per far muovere le nostre vetture che trasformano il calore nei motori a scoppio o in energia elettrica nei motori elettrici. Quindi noi possiamo, un generatore elettrico, per esempio, trasforma molto spesso l'energia immagazzinata in un combustibile in energia elettrica. O può anche utilizzare un'energia chimica, quindi può utilizzare diverse forme di energia. L'energia si presenta in molte forme che si trasformano secondo il principio di conservazione dell'energia. Fine. Mi ci vorrà un po' per finire tutto. Voglio fare una passata, ma prima di mettere le verdure nel tritatutto, voglio tagliarle in pezzi più piccoli. Che fatica, però. Ci ho messo un po' per tagliare tutte queste, e adesso voglio tagliarle ancora di più. Ma questa volta lo faccio con questo, altrimenti mi costerebbe troppa fatica. Ecco, direi che si fa molto prima e per me è anche molto meno faticoso. Anziché fare questo lavoro con l'energia dei miei muscoli, adesso lascio fare tutto a questo robot. I suoi muscoli sono il motore elettrico, che appunto funziona se viene collegato alla presa di corrente. Quindi il motore del tritatutto è alimentato dall'energia elettrica. I miei muscoli invece funzionano grazie a un altro tipo di energia, quella che il mio corpo immagazzina grazie al cibo che mangio. Il lavoro muscolare, che si tratti di esseri umani o di animali, viene sempre compiuto grazie all'energia fornita dal nutrimento. I bicipiti possono sollevare e spostare, e gli animali tirare e trascinare. Spesso, però, i muscoli sono sostituiti dai motori, che si alimentano sfruttando l'energia chimica, come accade nel motore delle automobili o dei trattori, dove la combustione del carburante permette il movimento dei pistoni e quindi il movimento della macchina. Ma esistono molte altre forme di energia. Tutte quante, a loro volta, derivano dall'energia del sole. Senza quella, la vita sulla Terra sarebbe impossibile.